trattativa, lei lo ha ripetuto più volte le ultime settimane, che sembrerebbe ben avviata per la cessione della società. Ci sono novità, anche perché oggi siamo il 17 di maggio, siamo già a metà mese. Queste cose sono comunque situazioni che vanno gestite e ci vuole del tempo. Poi, una volta arrivati a chiudere un preliminare, bisogna fare i passaggi con la federazione, quindi dare tutta la documentazione che la federazione chiede per i nuovi acquirenti, per tutti coloro che acquistano più del 10% di una società. Ma a me l'importante non è adesso il tempo, a me è importante sapere di aver trovato delle persone corrette, giuste, che possono portare avanti il progetto Pescara. È evidente che da qui al 22 giugno, quando ci saranno da fare tutte quelle incombenze per l'iscrizione, queste cose le dovrò fare io, come al solito da 12 anni a questa parte. Non credo che ci sia stato mai nessuno che sia venuto ad aiutarmi in questa cosa, per cui così come è stato fino ad oggi sarà anche quest'anno e poi mi auguro che prima possibile possa succedere questo. Poi se succede in un modo nel quale magari io vado via completamente, sono ancora più contento. Se dovesse succedere che devo rimanere per un periodo, lo farò volentieri perché questa è la mia e soprattutto la squadra a cui tengo, e credo che solo uno con problemi di vista potrebbe dire il contrario, perché è evidente che quello che abbiamo fatto, che ha fatto questa società in 12 anni a Pescara, non l'ha fatto mai nessuno nella storia. Se c'è qualcuno che mi può smentire, venga pure qui a farlo. Abbiamo oggi una società che chiunque arriva gira la chiave e la manda al massimo. Brum brum! Io non mi rimprovero nulla, perché l'unica cosa che mi posso rimproverare come società, che è una società che non ha tanti soldi come ce l'hanno i club più importanti, ma quello purtroppo non ci possiamo fare nulla. Un tempo limite c'è per la chiusura di questa trattativa? Una data limite? No, io se potessi chiuderei domani mattina. Non, la data limite, ripeto, il Pescara si deve iscrivere, adesso deve pensare a fare. Quando sento gente che parla a vanvera e non si rende conto di quello che c'è da fare da qui al 22 di giugno, Verrà tutto garantito, al di là. queste cose le deve fare il sottoscritto e ancora una volta le farà. Poi se riusciremo a fare prima del 22 di giugno un passaggio, un preliminare, io sarò la persona più contenta del mondo, lo assicuro. Per chiudere in una battuta, tornerà Zeman sulla panchina del Pescara. Ho letto questa mattina anche questa cosa, non so da dove arrivi la notizia, ma il giornale parla di possibile gruppo italiano che verrebbe interessato a riportare la coppia Zeman-Pavone. Nel momento in cui arriva un altro gruppo a Pescara possono fare quello che vogliono, l'importante è che io sia da una parte. Fin tanto che ci devo stare io, comando io, quindi deciderò io. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente 1936 sono io, torniamo dopo un botto di tempo. Sono passati 4 mesi, ma sono super carico. Come avete visto, giriamo la chiave, brum brum, si parte a tutta velocità perché il nostro Pescara è una squadra che ha i conti a posto. Qualsiasi personaggio vuole arrivare, vuole comprare la Pescara Calcio, gira la chiave e parte al massimo. Pinocchio, sono passati 4 mesi. 4 mesi in cui il fegato mi si è arroventato, mi è diventato giallo. Cioè, ho il vomito. La Sebastianese si è trasformata proprio in qualcosa di bruttissimo. Cioè, innanzitutto, ragazzi, lasciate un bel like per questo video, per il mio ritorno qui sul canale e soprattutto, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Vi ricordo su Facebook Pescaresi Convinti, il gruppo tifosi del Pescara, dove parlare delle pinocchiate del nostro presidente, pieno di pinocchiate il gruppo. Vi ricordo Instagram, il mio Instagram 1936 sono io, per interagire con me se volete scrivermi in privato. E non posso far altro che augurarvi di vedervi tutto questo video perché ho veramente tanto vomito da buttare fuori, che non ce la faccio più. 4 mesi di persone che è perché non fai più i video e adesso ti nascondi perché il Pescara fa schifo e adesso sei scomparso.
E perché non ci metti la faccia? Sto qua. Sto qua, ragazzi, sto qua, non scappo. 4 mesi perché attendevo l'esito finale, attendevo l'epopea di quello che era questa pseudo squadra messa in atto da questo pseudo presidente che ci troviamo per sfortuna da 12 anni a questa parte. Lo avete sentito anche voi. L'avete sentito anche voi, 2 minuti e mezzo, 3 minuti di vomito soltanto a vederlo. E io mi meraviglio che il giornalista, che giornalista non dico di questa intervista, ma di tutte le interviste che questo nostro signore rilascia, non mai che gli ponga o che lo contraddica o che gli ponga delle domande che possano un po' farlo rientrare nella vita reale, perché secondo me il nostro presidente vive in un mondo parallelo. Comunque, signori, allora, vi spiego il motivo per il quale questi 4 mesi non ho fatto video. Essenzialmente perché mi volevo dissociare da questo schifo. Siccome il signor Daniele Sebastiani è più volte in questi anni che se ne esce con la solita frase: se qualcuno vuole venire a comprare il Pescara, io sono a porte aperte, l'importante è che mi faccia l'offerta giusta, sono pronto ad andarmene, siamo vicini alla chiusura, siamo pronti alla vendita, ci sono 3 cordate, a Luco le 3 cordate, ci sono 3 cordate pronte a rilevare il Pescara, fra 10 giorni chiudiamo, fra 15 giorni chiudiamo, era l'inizio di gennaio, mi pare il 5 di gennaio, ha detto che in 20 giorni probabilmente avrebbe chiuso. Da quel momento il signor Antonio ha finito di farsi prendere per culo da questo personaggio. Ho tirato una linea, ho detto stop, tra 20 giorni il signor Sebastiani vende, perfetto, tra 20 giorni Antonio tornerà allo stadio. Fino a quando questo signore non cederà la Pescara Calcio, io sottoscritto non metterò più piede allo stadio Adriatico. E così sto facendo, se non per 2 partite contro l'Entella e il Siena, che sono andato per altri motivi che non sto qui a spiegarvi, che esono da questa mia scelta. Sono andato per forza per motivi di amicizia con altre persone. Per il resto non ho assistito più a nessuna partita in diretta dallo stadio Adriatico e, come è giusto che sia, non ho fatto più video, perché non avendo visto partite in diretta mi sono chiuso in me stesso, mi sono detto non mi posso permettere di fare video dove parlo della partita se la vedo in televisione, se non sono presente allo stadio in prima persona, pertanto mi chiudo in me. Io partecipe di questa schifezza non lo sono, mi dissocio assolutamente da questa dirigenza e anche da questa squadra, adesso vi spiego il perché e fino a quando questo presidente non molla l'osso, non sgomma dalla Pescara Calcio, io al Pescara non do più manco un centesimo, ho chiuso. Essere presi per culo per 12 anni adesso basta. Come avete sentito, ci sono sempre pseudo cordate pronte a rilevare il Pescara, pronte a subentrare, ma voi mi dovete spiegare qual è ste pseudo cordate, oppure di ste pseudo persone interessate alla Pescara Calcio che investono nella Pescara Calcio, acquisiscono la Pescara Calcio e poi vogliono che il signor Sebastiani rimanga ancora ad accompagnarli in questa avventura nella Pescara Calcio per 1 anno, 2 anni, 3 anni. Te ne devi andare, devi sgommare, tanataida Lupisca, fino a quando ci stai tu, anche in veste di apricancello dello stadio Adriatico, non ci vede più nessuno a Pescara a vedere la partita. Siamo rimasti 2000 persone da lodare, perché vanno allo stadio comunque, nonostante tutto, quindi per l'amore di Dio, lode, onore, rispetto a chi va allo stadio a vedere ancora la partita, però si capisca anche la presa di posizione di altre 4, 5, 6.000 persone che mancano in questo momento, che non ci sono più, che non vengono allo stadio e che hanno preso le distanze da questa società. In televisione continuiamo a sentire ancora tante stronzate, ancora a dire il Covid, il freddo, ma perché lo stadio Adriatico è aperto, piove, la categoria, i risultati della squadra, tutte cazzate,
non c'entra nulla. La gente è stufa di questo presidente, ma non di Daniele Sebastiani persona, perché nessuno ce l'ha personalmente con Daniele Sebastiani. La gente è stufa del modo di operare di questa società. Qui non si fa più calcio da anni. Sono anni che non facciamo più calcio. Qui il calcio è semplicemente collegato a meri aspetti economici, amici procuratori e inciuci vari. Questa è la verità. Punto. Qui a pescare il calcio non si fa più. Sentire il signor Daniele Sebastiani che dice che purtroppo questo non si sa, che non c'è i soldi purtroppo, e quindi... Ma tu c'è da spiega che cosa ci hai fatto con i soldi di due Serie A, due retrocessioni con paracadute, due incassi Sky, 24 milioni e mezzo di euro ogni Serie A, quindi stiamo a parlare quasi 50 milioni e due anni di Serie A. Ci devi spiegare il paracadute dalla Serie B in Serie C, più tutte le cessioni, a partire da Verratti, La Padula, Bjarnason, Capra, tutte quelle che hai fatto. Stiamo parlando, io ho fatto conti alla mano e mi sbaglierò, forse milione più, milione meno, stiamo parlando di oltre 120 milioni incassati in 10 anni. E siamo, ho visto 3-4 mesi fa sul giornale, in pratica il Pescara è tra le prime 10 società calcistiche italiane ad aver incassato più soldi dalle cessioni delle plusvalenze. Quindi il signor Daniele Sebastiani, visto che ha detto se c'è qualcuno che è capace di smentire quello che ha fatto questa società in 12 anni, non l'ha fatto mai nessuno. Sebastiani, cosa ci hai fatto? C'è oltre 120 milioni di euro. E non mi venite a dire, ma quelle le plusvalenze, i soldi non l'ha preso. No! Signor Sebastiani ha dichiarato lui che tutte le plusvalenze e le operazioni fatte sono state fatte con soldi veri. E allora, se questi soldi veri sono circolati veramente nella Pescara Calcio, dove sono andati a finire? Dove sono andati a finire? Quali investimenti sono stati fatti con questi soldi? Come sono stati spesi? Dove sono andati a finire? Ce lo spieghi. Ce lo spieghi, perché, presidente, lei è partito con una squadra che ha rilevato che stava lottando per andare in Serie A, l'anno di Zeman, che è una squadra fatta da De Cecco, Dell'Icardi e Zeman. Quindi tu vinci in trovi in Indy quella promozione. Parliamoci chiaro. Siamo partiti da lì con la vendita di Verratti, andare avanti, abbiamo venduto non so quanti giocatori, non ce l'hai fatti manco vedere, tipo Pompetti che l'hai venduto a 15 anni all'Inter, ce lo siamo ripresi oggi con il giocatore che ci viene a dire anche non vedo l'ora di giocare, perché non vedo l'ora di tornare a giocare con la maglia dell'Inter. Un giocatore di 20 anni di Pescara, cioè addirittura hai creato questo, Sebastiani, hai creato pure questo. Quindi siamo al paradosso, quello che dici tu. Nessuno ha fatto mai come questa società in 12 anni. Ma porca puttana, cazzo. Ma io ti vorrei ricordare che il signor Pietro Scibiglia ha tenuto il Pescara per 20 anni. Ci ha fatto vedere la Serie A per 3 anni. Abbiamo visto giocatori come Junior, Sliskovic, Pagano, Allegri, Massara, Bivi, Borgonovo, Dunga. Oddio, me ne scordo qualcuno, però abbiamo visto Giampaolo, Carnevale. Te ne potrei dire tanti di giocatori che abbiamo visto, ma giocatori che non erano qui in prestito. Cioè, erano giocatori che il signor Scibiglia comprava, e li abbiamo visti fino agli ultimi anni. È stato un signore. Scibiglia è stato un signore. Ci ha preso in Serie B e prima di andare disse vi riporto dove vi ho preso. E ci riportò in Serie B e poi vendette a Paterna. Non scordatevelo, signori, non scordatevi la storia del Pescara Calcio. Parlo soprattutto per i più piccoli che magari non lo sanno. Il signor Pietro Scibiglia acquistò il Pescara, ce l'ha avuto 20 anni, l'ha preso in Serie B, è vero che retrocedemmo in Serie C nel 2000-2001, ma poi in 2 anni ci riportò in Serie B facendo degli squadroni, perché avevamo degli squadroni in Serie C quegli anni. Lasciamo perdere l'anno prima di Catania, dove ci hanno fregato che l'arbitro Bergonzi, quella finale playoff. Ma però siamo tornati in Serie B e ci ha venduti in Serie B. Lei, caro presidente, che si vanta delle sue annate, dei suoi 10 anni, 12 anni, no? Caro presidente, cosa ha fatto? Ha fatto due retrocessioni aberranti, io utilizzo questa parola, aberranti dalla Serie A, facendoci
abbiamo preso possesso di tutti i record negativi che potessero essere immaginabili in un campionato. L'abbiamo presi noi. Due retrocessioni nella Serie A. Due retrocessioni in Serie C, perché non scordiamoci che eravamo retrocessi anche l'anno prima, quando eravamo partiti con Zauri e poi abbiamo finito con Sottil, passando per le Grottaglie, perché lì ci siamo salvati soltanto grazie al Trapani, altrimenti eravamo retrocessi anche lì sul campo. Quindi abbiamo fatto la bellezza di due retrocessioni consecutive in Serie C. L'anno dopo partiti con Oddo, poi è arrivato Grassadonia, lasciamo perdere il campionato, non ne voglio più parlare, me lo scorderò per tutta la vita quello schifo che abbiamo fatto in Serie B, perché nonostante abbiamo fatto schifo in Serie A battendo tutti i record negativi, pure in Serie B ci abbiamo provato, quindi quello non me lo scorderò mai. E lei adesso ci viene a parlare che quello che ha fatto questa società non l'ha fatto mai nessuno nella storia del Pescara. Certo! Ma certo! Qual è la società o il presidente del Pescara che abbia mai avuto la disponibilità di tutti i soldi che lei ha potuto maneggiare in questi 12 anni? Dove sta? Dove sta? Chi è che ha potuto mai maneggiare oltre 120 milioni di euro? A Pescara nessuno, solo lei. E lei che cosa e come ha ridotto la nostra squadra? Non possiamo acquistare più neanche un giocatore, un cartellino in Serie C. Vergogna! Abbiamo preso De Risio e Pontisso a gennaio, due giocatori che andavano in scadenza di contratto con le rispettive squadre in prestito. Non siamo più capaci manco di contrattualizzare un giocatore che fra 6 mesi scade il contratto con la squadra dove milita. Ma che vergogna è questa? Ma che vergogna è? E non mi si venga a dire che De Risio c'aveva la clausola che se il Bari andava in B, il contratto. Caccia i soldi! Caccia i soldi per comprare i giocatori, per farli venire qua. Pontisso che clausola c'aveva? Pescara una volta era un punto d'arrivo per i giocatori, era un orgoglio. Era un orgoglio venire qui a Pescara e rimanerci a Pescara. Adesso siamo diventati un punto di passaggio oppure un alloggio per giocatori che vengono qui a svernare e poi se ne vanno a fine anno. Per l'ennesima volta, un'ennesima squadra smantellata a fine anno. Per il prossimo anno dobbiamo rifare un'ennesima squadra. E questo si ripete da anni, anni e anni. Ma come si fa a affezionare un giocatore alla maglia, alla città? Ma come? Ecco il motivo per il cui dico, quando quelle persone mi dicono: ma tu non stai venendo allo stadio? Non sei il vero tifoso, supporta la squadra fino alla fine. Sì, è vero, il vero tifoso supporta la squadra fino alla fine, una squadra che lo rappresenta però. Ma questi 11 pecore che stavano in campo ci rappresentavano a noi? Qualcuno mi dica il giocatore che quest'anno rappresentava il Pescara e i pescaresi. Qualcuno mi dica se in campo c'era un giocatore che avesse l'anima di Sansovini, di Ganci, l'anima di un Pinna. Qualcuno che sputava sangue in campo. Chi? L'unico, Pompetti forse? Un giocatore che ha detto che vuole tornare all'Inter perché è la sua squadra del cuore, che vuole tornare a Milano a giocare la squadra lì. Un pescaresco che dice che vuole stare a Milano con la squadra dell'Inter. Pure Pompetti, via. Tu, non c'è un giocatore che ci rappresenta. Tutti i mercenari, tutti i giocatori in prestito, gente di passaggio, giovani che vengono a svernare qui dalle squadre dove li prendiamo in prestito. E io devo essere affezionato a chi? A questa squadra? Devo andare a supportare questi qua? Sti 11 pecore? No! A me questi giocatori non mi rappresentano, non mi rappresenta questa società e non mi rappresenta questo presidente che ci prende per culo da anni, che ci ha fatto fare figure di merda. Dobbiamo vergognare per le figure di merda che abbiamo fatto in Serie A grazie a questo personaggio. L'Italia ci prende per culo, 22 partite senza vincerne una, in Serie A prima di caccia Oddo. Non me lo scorderò mai l'umiliazione che abbiamo dovuto subire. Noi dobbiamo ringraziare questo personaggio, dobbiamo ringraziare due retrocessioni, dobbiamo ringraziare tutto lo schifo che stiamo vedendo in questi anni, le prese per culo dell'anno scorso e la presa per culo soprattutto di quest'anno grazie a questo personaggio. Signori, no, non ce n'è più per nessuno. Lo stadio deve rimanere vuoto, vuoto fino a quando c'è questo signore. La Sebastianese se la deve andare a vedere lui, da solo, lui e a quelli a cui regala il biglietto, agli sponsor, a quelle persone che stanno appecorati a questo personaggio.
A Pescara i veri tifosi non ci dovrebbero andare più. Nessuno, e non, io non capisco e non riesco a capacitare di come in tutti questi anni questo signore non abbia mai ricevuto una degna contestazione da parte della tifoseria, tranne quella che è stata fatta dalla gradinata dove sono stati mitici, dove io ho partecipato, dove abbiamo contestato questo personaggio, ma però tutto il resto dell'altra tifoseria non è stata mai capace di contestare questo signore. Nelle uniche poche volte in cui è stato contestato per una partita, ma contestato a dovere, sto signore ha scascettato: sono stufo, non è ammissibile, me ne vado e vendo. Ma allora, se siamo ancora in queste condizioni, la colpa è uno di una stampa servile che non ha mai fatto il suo dovere fino in fondo come doveva fare. Se sentiamo altre dichiarazioni in alcune trasmissioni televisive, è da prendersi e spararsi per le idiozie boiate che stiamo ancora sentendo. C'è gente che sta ancora a pensare già, ma adesso la riconferma di Zauri, il direttore sportivo, ma come? Dobbiamo vendere la società, questo che vuole vendere, è addirittura d'arrivo la cordata, sta per firmare tra 20 giorni, prima era la fine di maggio, mo già abbiamo slittato a oltranza, a giugno, e stiamo a pensare adesso a già questa società, quello che deve fare la riconferma di Zauri, Matteassi, direttore sportivo, i giocatori. Ragazzi, basta con queste prese per culo. Io sono stufo, non ne posso più. Rivoglio il mio Pescara, rivoglio una società che, anche se abbia pochi soldi, una società che riesca a fare calcio, una società che torni a dare vita al mio Pescara. Io sono stufo. E signori, vi dico qua, stiamo attenti, vediamo eventualmente a chi va in mano il nostro Pescara, perché io ho il brutto presentimento che qui arriverà un prestanome, ma avete capito, no? Speriamo di tornare a fare il Pescara, perché veramente, veramente non se ne può più, non se ne può più. E dobbiamo tornare a essere il Pescara. Stavo dicendo che prima la colpa era dei giornalisti e di noi tifosi, che probabilmente siamo arrivati veramente alla frutta. Io, dopo aver pareggiato con i Molese in casa, Carrarese, Gubbio e Ferrari Pisalò, altro che aver chiamato la squadra sotto la curva e averli applauditi, incitati, affischiate, ci siamo ridotti a apprezzare un pareggio con il Gubbio, la Feral Pisalò, la Carrarese, raga. Ma voi pensavate veramente di andare a sti playoff e fare che? Una squadra che non ha vinto mai con più di 2 gol, ha subito sempre gol ogni partita, 0 gioco. Ma stiamo scherzando? Ma veramente stiamo scherzando? No. Signore, è la colpa terza del presidente della società, non c'è altro da dire. Ci metto anche quarti giocatori, perché potevano fare di più questa squadra, però purtroppo sono tante le colpe di questa società. Uno, non aver cacciato Auteri a novembre, iniziamo subito, lo devi cacciare subito, perché quello che abbiamo subito con Auteri non l'abbiamo subito con nessuno. Poi tutto dipeso dalla società, da un presidente che non fa il presidente. Gli voglio ricordare che comunque il signor Sebastiani, che l'ultima chiosa prima di chiudere, perché è lunghissimo sto video sfogo, l'ultima cosa che vi voglio dire e vi voglio ricordare: quando il signor Sebastiani dice sono 12 anni che vi garantisco, 10 anni che garantisco l'iscrizione, ci sono io che vi iscrivo, io voglio ricordare al signor Sebastiani che nessuno gli ha imposto di prendere il Pescara quando De Cecco e altri soci se ne sono andati via. Nessuno. Poteva anche benissimo dire: io non ho le competenze, non ce la faccio, o entra qualcuno, se no dobbiamo vedere il da farsi, perché io non posso. Invece no, appena se n'è andato lui subito si è impossessato delle quote e si è preso il Pescara. Quindi il signor Sebastiani non è che gli ha ordinato il medico di prendere il Pescara o di entrare nel
Pescara, oppure nessuno gli ha detto che poteva anche uscire lui in quel momento al Pescara, eh? Quindi hai voluto la bicicletta, mo da pedalà, cioè non è che se ci scrivi ci stai a fare un favore, è il tuo semplice dovere minimo l'iscrizione della squadra di cui tu hai voluto tu fare il presidente, caro signor Sebastiani. Quindi non mi venite a raccontare intanto io vi scrivo, io vi faccio, io minimo domere, minimo indispensabile devi farlo, la cosa più minima, l'iscrizione alla squadra, perché tu hai voluto fare il presidente, tu c'è quest'onere, altrimenti il presidente non lo facevi e non dovevi fare nessuna iscrizione. Questo è tutto, mi raccomando, occhi aperti e finitela di credere alle stronzate, perché tanto le cordate non esistono. Ci sta Mister X. Mo è arrivato Mister X dalla Tana delle Tigri, dopo gli americani, dopo la corda di tagliare, mo è arrivato Mister X da Castel di Sangro, che sta in Australia, Tana delle Tigri. Raga, io vi saluto, mi raccomando, pollici in su, supportatevi se ancora l'avete fatto, iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video sempre, forza Pescara, e speriamo che Sebastiano vattene. Ciao.